Bella ragazzi e benvenuti qui in questa mia nuova casa. Fin da piccolo ho sempre vissuto per poco tempo in una stessa casa, che potesse essere un appartamento oppure una villa, per poi trasferirmi. Questo spesso perché mia mamma ha sempre lavorato in zone diverse della città. Crescendo però le cose sono cambiate, sia perché con la scuola e gli amici avevo bisogno di punti di riferimento, sia perché mia madre aveva trovato finalmente un po' di tranquillità. E così, dal 2008, avevo 9 anni, fino ad ora ho vissuto in una bella villetta della zona nord di Roma, facendo molte amicizie, alcune sincere e altre meno, e consolidando un rapporto di grande amicizia con un ragazzo di nome Claudio, che avevo conosciuto qualche anno prima. Questa casa ci piaceva talmente tanto che avevamo pensato di comprarla, anziché restare in affitto. Ma purtroppo il proprietario non era disposto a venderla. Così abbiamo cominciato a pensare a un nuovo trasloco. Inizialmente non l'ho presa benissimo, insomma, qui avevo e ho tutto. E vista la mia infanzia molto, come dire, movimentata, era bello aver trovato finalmente quel punto di riferimento. Nonostante ciò, dopo averne parlato con i miei amici, soprattutto dopo aver visto la casa con tanto di piscina, ho cominciato a cambiare idea. Ho pensato che questa potesse essere una grandissima occasione, sia per provare a ripartire, a buttarmi dietro tutte le cose brutte, provando a cambiare io stesso qualche atteggiamento in meglio, sia perché, anche se già conosco qualcuno, avrò l'opportunità di legare con altre persone. Inoltre, grazie alla disposizione della mia camera, avrò la possibilità di portare avanti una delle mie più grandi passioni nel modo migliore, ovvero i video su YouTube. E poi c'è la scuola. Beh, con quest'ultima non ho mai avuto un gran bel rapporto, non perché non fossi in grado, ma per la poca voglia di studiare. Ora però, che sono arrivato al terzo anno di liceo classico, comprendo quanto sia importante questa componente nella mia vita, anche per la passione che ho e che spero che un giorno possa diventare un lavoro. Ora che i presupposti per fare tutto al meglio ci sono, sta a me metterli in atto. Ora che ho cambiato casa, sta a me cambiare vita. Bella ragazzi, ben ritrovati qui in questa mia nuova casa. Incredibilmente è vero. Voi potrete pensare che non è vero, ma in realtà è vero. Snoopy, confermi? Ora puoi salire e farti vedere dal pubblico. Non ti vedono perché sei un nano della Madonna, ora ti vedranno. Eccolo qui, il cane trombatore. Mi stai sporcando i pantaloni. Vai giù. Quindi stavamo dicendo, non mi ricordo, però comunque ipoteticamente ecco che mi piace questa postazione. Allora, il succo del video, ragazzi, è che ho cambiato casa e oggi sono qui appunto per portarvi questo vlog, perché così si chiamano. E sono felice, ragazzi, sono emozionato perché comunque è un video particolare, no? Oggi comunque, per chi se lo stesse chiedendo, è giovedì 7 gennaio, quindi ufficialmente giovedì 7 gennaio ho fatto il trasloco. La casa non è ancora finita perché specialmente al piano di sotto, in salone, vanno ancora fatti dei lavori, la mia stanza non è finita al 100% e questo è tra l'altro un aspetto che toccheremo dopo, perché davanti a me dovrebbe esserci la televisione, ma non c'è in questo momento, bensì è lì sul letto e voi la vedete anche, perché va montata. Però per montarla servono dei pezzi che al momento non abbiamo, quindi entro, spero, inizio settimana prossima, lunedì, martedì, proverò ad avere questi pezzi in modo da potervi montare. Hai finito di mangiarti la coda, deficiente? Vabbè, insomma, il particolare è il mio cane, del resto appunto è il mio cane che vi volete aspettare. Allora, intanto io partirei un po' dallo stato emozionale, se così vogliamo chiamarlo. Sono molto contento. Sono molto contento di aver cambiato casa, non che mi facesse schifo quella di mia nonna, però capite bene che per il setup eccetera, qui, cioè, questa stanza io l'ho creata per YouTube fondamentalmente. Mia madre non è felice perché vorrebbe che io studiassi anche, ma se guardate al piano di sopra,
ci sono anche i libri, cioè là sopra, qui sopra ci sono anche i libri, li vedete? E poi tutto il resto che devo sistemare. Però vorrei farvi un video proprio riguardo il mio setup, la mia postazione. Facciamo che se questo arriva a 100 mi piace, più che altro non per i mi piace in sé, ma per il tempo che ci metto a completare tutto quanto, diciamo che un video del genere può arrivare a 100 mi piace mentre io riesco a finire tutta la postazione, quindi facciamo così: a 100 mi piace vi porto il video della postazione e vi faccio vedere un po' come lavorerò io in questa nuova location. Insomma, quel che volevo dirvi in questo video è che comunque mi sono trasferito, come potete ben vedere, incredibilmente dalla mia postazione divina, che poi c'è un bordello su quel letto, ragazzi. Io sto speso un attimo, sto mettendo a posto, ho dovuto un attimo sospendere perché non ce la facevo più e quindi ho detto vabbè, registriamo così. Io vi invito a lasciarmi una domanda qui sotto nei commenti per il Fuck You Time che farò uscire presto a questo punto. Vi invito a farmi sapere se questa postazione vi piace, se siete contenti anche voi che ho cambiato finalmente casa oppure non ve ne frega un emerito. Tra l'altro, se siete nuovi, visto che questo non è un video in cui è giusto chiedervi di iscrivervi al canale, andatevi a guardare altri miei video e poi magari iscrivetevi. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in live su Twitch, mi raccomando non mancate, nel caso se non potete proprio esserci ci vediamo domani sul mio canale, non in questa postazione ma a casa Zlatan con la finale di Europa League e poi soprattutto con i prossimi video. Bella, regà!